Marta Carissimi e Cecilia Salvai. Due azzurre ad Amsterdam per l'amichevole Olanda-Italia, perché in Olanda torneranno a metà luglio per giocarsi l'Europeo. E allora la federazione le ha portate nella capitale olandese per promuovere quella che sarà l'undicesima partecipazione dell'Italia in una fase finale del campionato continentale, un record assoluto. Trovarsi in mezzo a dei campioni non succede tutti i giorni e non siamo sicuramente neanche noi abituate, però è un'occasione importante anche per noi, appunto per promuovere il nostro europeo di luglio, e quindi cerchiamo di cogliere ogni occasione per promuoverlo al massimo. L'Italia debutterà il 17 luglio contro la Russia in un girone che vedrà la squadra di Cabrini opposta anche a Svezia e Germania. Quella Germania, 8 volte campione d'Europa, che ci ha estromesso ai quarti di finale nelle ultime due edizioni. Un girone difficile, ma per noi diciamo che spesso è così, poi quando arrivi a giocare un europeo ci sono tanti fattori. Non saremo sicuramente le favorite del nostro girone, ma questo deve essere solo una motivazione in più per fare bene. A inizio marzo è arrivato l'undicesimo posto alla Cyprus Cup, un risultato che non preoccupa le azzurre perché il torneo cipriota è servito soprattutto per sperimentare e fare verifiche. Doveva essere ed è stato un momento di verifica sia per sperimentare insomma diversi moduli, perché dobbiamo essere in grado di affrontare le nostre avversarie e di adattarci magari anche al modo in cui giocano le avversarie con diversi schieramenti, e anche per verificare insomma la crescita di un gruppo che comunque sta inserendo molte giovani per essere poi pronte al meglio per l'europeo. Prossima tappa di avvicinamento all'europeo, l'amichevole con l'Inghilterra in programma il 7 aprile a Stoke-on-Trent, ma gli occhi di tutti sono puntati sull'europeo di luglio. Grandissima determinazione e voglia di dimostrare che questa Italia sta crescendo, che il calcio femminile in Italia sta seguendo un percorso che è partito più tardi rispetto alle altre, ma che piano piano si sta avvicinando a tutte le altre nazioni.